Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Mediaset, il biscione vuole le antenne della RAI. Siria, rischio strage di cristiani rapiti, responsabilità civile dei magistrati, sì della Camera. Mediaset punta le torri che trasmettono il segnale televisivo della RAI e lancia un'offerta pubblica d'acquisto per conquistare il 100% di RAI Way attraverso la controllata A-Towers. A-Towers è la società che possiede le antenne delle televisioni di Cologno Monzese. L'azienda che fa capo alla famiglia Berlusconi è pronta a mettere sul piatto oltre 1,2 miliardi di euro. Cresce la paura per la sorte dei cristiani assiri rapiti dallo Stato Islamico in alcuni villaggi nel nord-est della Siria. C'è il rischio di una strage imminente, avverte la Lega Siriana per i diritti umani. Nel frattempo sono almeno 132 i jihadisti uccisi da sabato negli scontri con i miliziani curdi nella provincia di Al-Asaka, nella Siria nord-orientale. Immediata e dura reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati dopo il via libera della Camera al disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Una norma contro i giudici, dice l'ANM, contro il provvedimento anche il Movimento 5 Stelle. Dopo anni di rinvii e legge, la volta buona, scrive invece su Twitter il Premier Matteo Renzi. Condannato all'ergastolo l'ex marine americano che uccise Chris Kyle, l'American Sniper, il cecchino reso famoso dal film di Clint Eastwood e un suo amico nel 2013. La giuria del processo ha giudicato l'imputato colpevole e non ha creduto alla difesa che puntava sull'infermità mentale di Eddie Ray, condannato alla carcere a vita. Mancato rinnovo della patente per idoneità psicofisica, motivo ha dichiarato di essere omosessuale, quanto accaduto a un residente nel Pavese. Agitalia sulla vicenda ha presentato ricorso al giudice di pace di Pavia. L'associazione parla di assoluta infondatezza anche di merito dell'asserzione avallata dalla prefettura. La Juventus vince il primo round con il Borussia Dortmund per 2-1 in casa nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match si sblocca al 13° con la rete di Tevez su assist di Morata, ma dopo soli 5 minuti i tedeschi raddrizzano le cose con la rete di Reus propiziata da uno scivolone di Chiellini. Al 43° la rete di Morata.